Voi avete fatto questi due personaggi, Beatrice, Bea e Roberto, l'avete già portati a teatro, però so che Rolando vi ha chiesto di dimenticarvi tutto e di rifarli da capo. Com'è stato, insomma, lavorare nuovamente su questi personaggi? Guarda, dico solo una cosa, delle volte noi in automatico dicevamo le battute dello spettacolo, andando avanti, ogni tanto Rolando spuntava fuori dicendo: dove l'avete letta questa cosa? Non c'è. E noi eravamo convinti, no, come c'era, no, non c'è, no, c'era e non c'era. Quindi evidentemente in questi due anni li abbiamo assorbiti, no, tantissimo. La bellezza è stata poi di farci guidare da un regista, nella sua visione, di raccontarli in maniera diversa, puntando più sulla parte sentimentale che su quella della commedia. E quindi è stato come riprenderli gli stessi e, insomma, dargli un look nuovo. Però, sai, questa cosa credo che sia abbastanza ininfluente, nel senso che chi vede il film non avendo visto lo spettacolo ci trova dentro la stessa emozione, ci trova dentro gli stessi sentimenti, non c'è nessun pezzo che manca, anzi, il film gli ha dato colore, ha fatto vivere gli altri personaggi, li ha fatti spuntare in questa commedia divertente, colorata, strana, questo carillon di cose che succedono, quindi in realtà non ci siamo persi niente. Abbiamo guadagnato. Assolutamente. Senti, Ambra, tu interpreti una maestra un po' svagata che davanti a forti emozioni in realtà ha delle amnesie. Come è stato interpretare questo ruolo? Ma Bea sembra una donna un po' per aria, ma per cause appunto legate alle sue amnesie e agli attacchi di narcolessia, ma invece una molto determinata, una con due patologie così ce la immaginiamo, no? Nella vita reale, chiusa a casa, accudita da qualcuno perché poco autonoma, perché sempre, no, in costante pericolo. Lei ha trovato un modo suo, come spesso accade con quelli che hanno problemi anche gravissimi, no? E quel modo diventa affascinante, ammirevole per chiunque. Lei riesce a diventare vincente anche se la vita le ha consegnato, diciamo, patologie che di solito si consegnano agli ultimi, no? Lei ha trovato il suo modo e poi ha trovato Robby che è come lei. Da qui infatti nasce poi una storia, un coinvolgimento di sentimenti ed emozioni che il regista ha detto, no, pure, vere, in uno sguardo vivono delle emozioni vere questi due personaggi. Eh sì, nel senso che, sai, la favola può essere, le favole possono essere anche surreali, ma poi nei sentimenti devono essere vere, nel senso, no, adesso nel modo più banale possibile, Pinocchio è un burattino di legno, ma se tu non piangi per quello che gli succede non ha senso, i sentimenti sono realistici lo stesso, quindi io mi auguro che tu ti sia commossa, per esempio, abbia avuto problemi col trucco mentre stai a vedere il film, me lo auguro proprio fortemente. Mi dispiace per il tuo make-up, ma sono molto contento per il film. Tra l'altro Rolando ha detto, dice, che in realtà oggigiorno siamo abituati a vivere le emozioni in generale, no? Con un po' di paura e di chiusura. Voi invece come vivete le vostre emozioni? Nella vita? Sì. No, io sono per niente chiusa, anzi forse ho il problema opposto, che dovrei chiudere ogni tanto perché sono molto abituata a condividerle. Ci sono momenti in cui mi isolo e non mi faccio capire, ma è per disintossicare gli altri, non per me, perché capisco che ogni tanto i miei amici, quelli ai quali voglio molto bene, vanno in over e loro hanno bisogno di una distanza da me. Ma io invece in questo sono un po' più riservato e ho dovuto imparare col tempo a tirare un po' più fuori, a cercare di introproiettare di meno, perché tendenzialmente sono un po' abbastanza orso in questo. Poi non ha sentimenti. Esattamente. Hai sentimenti, però? No, io non so chi siete, non so perché sono qui. Non so chi sei. Ho visto cose che voi umani... Dovevi farlo, ho visto. Grazie mille. Ma di qualsiasi colore siete, ciao Famic. Ciao Fanwick, che noi vi clicchiamo e vi vidiamo e vi schiacciamo sempre, mi piace spessissimo. Tantissimo, io proprio col dito su mi piace di Fanwick. È vero, lo conoscevamo Fanwick. Sì, sì.